Buonasera a tutti amici comodoristi e comodorari e benvenuti ad un altro mio video gameplay. Oggi parliamo di un altro gioco per il Commodore 64, un gioco piuttosto famoso. Correva l'anno 1985 in sala giochi e c'era la Capcom che spopolava con Ghosts 'n Goblins. Allora la Konami, che è una sua diretta avversaria, cercò tramite sviluppatori e tutto quanto di trovare un degno rivale e tirò fuori Green Beret, che ovviamente non è all'altezza del capolavoro Capcom, però fu un gioco di grande successo. Era il 1985 appunto. L'anno dopo, nel 1986, uscì per Commodore 64. Questa è la mia cassettina, la mia Double Jewel. E niente, il gioco è ambientato in piena guerra fredda in America, dove ovviamente c'erano i russi che erano cattivi. Infatti c'è anche un piccolo gioco di parole nella versione americana originale, perché Green Beret è solo in Giappone, e è il nome del gioco in Giappone e in Europa, che appunto Green Beret sta per Beretto Verde, le forze armate, le special elite di quei tempi americani. Addirittura un piccolo aneddoto: quando ero piccolo io facevo le medie, facevo francese, un mio amico che faceva inglese mi disse: "Ma lo sai che Green Beret vuol dire berretto verde?" E io dicevo, e si diceva: "Ma che nome stupido gli hanno dato a un gioco?" Perché non si sapeva che c'erano appunto queste forze d'elite, diciamo. Vabbè, a parte questa parentesi, il gioco, questa è una delle conversioni meglio riuscite, fu affidata all'immagine, perché ai tempi, diciamo, le conversioni per Commodore 64 erano molto difficoltose. Ovviamente non si otteneva mai l'arcade perfect, però si poteva ottenere dei giochi che, diciamo, come dico io, non fanno rimpiangere il gabinato, e questo era uno di quelli. Fu fatto veramente bene, sia come grafica, anche se perfino il gioco originale non è che era una bomba di grafica, insomma, non è. Però sono riusciti a ricostruire tutti e quattro i livelli, addirittura anche gli intermezzi con la musica. Mentre durante il gioco c'è solo il rullo di tamburi, insomma il classico rumore di sottofondo. E niente, l'unica cosa, l'unico ne per alcuni fu un neo, per alcuni l'incremento della difficoltà. Fu incrementata un po' la difficoltà, soprattutto, e forse perché magari nella versione casalinga si voleva dare un po' più di longevità, perché ti invitava sempre più a ricominciare. Diciamo, non era proprio, come si dice, frustrante, ecco, no, frustrante no, però era molto più difficile. La cosa che subito si notò e si nota sono i proiettili, cioè in sala giochi quando il nemico ti lancia un proiettile, il proiettile a una certa velocità. Sul 64 non ti fa neanche respirare, cioè proprio te lo tira proprio, è velocissimo e molto spesso non ce la fa nemmeno a scansarlo, mentre in sala giochi sentivi il rumore dello sparo, avevi il tempo da accucciarti o comunque di saltare abbastanza ampiamente, mentre qui proprio, specie le prime partite, sei subito fritto. Più nemici, diciamo, in campo, e niente, un po' di difficoltà aumentata. Qui c'era sul Commodore 64 un pochino più complesso giocarci, perché sapete che in Green Beret c'era col fire c'era un pulsante per sparare, un pulsante per saltare, oppure si usava il joystick anche se mi sembra c'era il pulsante per saltare e un altro pulsante, un terzo pulsante per il fuoco, per il secondo fuoco, quando si rubava l'arma, lancia missili, lancia fiamme al nemico. Mentre sul Commodore 64, ovviamente destra e sinistra, si salta col joypad, col joystick, scusate, e si spara col fire. E poi, a meno che non collegavi un joystick nella seconda porta e te lo metti a fianco, per dare l'arma secondaria ci vuole il classico barra spaziatrice. Bene, penso di aver detto un po' tutto, andiamo a vedere il gioco in game. Bene, questa è la schermata iniziale, come detto, con la musica, c'è la musica, i titoli Konami, Programmed by, Sound, ora non mi ricordo i nomi, licensed by Imagine 84-86, l'84 penso sia la fondazione della casa, l'86 è l'anno di uscita del gioco, Green Beret, iniziamo. Questi sono i prigionieri, infatti lo scopo del gioco non l'ho detto all'inizio, dobbiamo liberare questi prigionieri dalla pena che li vogliono uccidere, vogliono essere giustiziati. Ancora prendo l'arma, questa è l'arma secondaria. Vedete, ha visto come ha sparato veloce? Ecco, questo sparo così veloce non c'era nella versione, è una versione, diciamo, da sala. Ecco, col secondo ho sprecato un fuoco, tanto quando ne prendo nuovo me li dà tutti.
vedete, questo mi arriva avanti, mi ha sparato e mi ha immediatamente seccato. Aspettate per vedere se inquadravo un po' più da vicino, ecco, questo è un po' meglio. Ah, dicevo, io ora purtroppo la cassettina che avete appena visto non mi carica, è una delle pochissime, perché io quasi tutte quelle che ho mi caricano, ma quella non mi carica, e quindi ne ho usato una versione su floppy, copiata ovviamente, presa da internet, e è craccata sinceramente, e quindi per poter andare il più possibile avanti nel gioco ho barato, come faccio spesso, io lo confesso, tramite, diciamo, le vite infinite. Non mi piace l'invincibilità, perché andare a dritto non ha senso, però uso di me. Questa è madonna, questo è il primo schema, vedete, se ti sparano proprio davanti. Siamo quasi arrivati alla fine del primo livello, sono 4 livelli. Tolto lo scansato. Questo è il primo livello, arriva una squadra di nemici a piedi, e questo, diciamo, è il boss. Io ci butto due di questi, questo qui non importa. Questo non è difficilissimo. Ecco, benissimo, fatto. E ora si passa, vedi, Rescue the Captives, well done, target overcome. Ora si passa a livello successivo, molto bene anche questa sequenza di intermezzo. Mi piace molto molto questo gioco, veramente. Un altro difetto che ha è che a volte, quando ti accucci, se ti arriva uno dalle scale, non... No, ecco, qui ho sbagliato, perché questo non saltava, ho saltato io perché pensavo fosse uno di quelli verdi che salta. No, non ho visto questo perché è tremendo, sono troppi, te ne arriva di sotto, di sopra, a destra, a sinistra. La grafica, come dovete vedere, è molto dettagliata, a me piace, anche se, ripeto, come ho già detto, non era una grafica eccezionale, nemmeno l'originale a sala giochi, però insomma l'hanno ricostruita bene, gli ambienti li hanno ricostruiti bene, anche le animazioni col coltello mentre uccide, non c'è bene. Se salti ti arriva quell'altro che non salta. Ah, immene. Addio. Ah! Madonna, mi sembra fosse qui la scala, invece non è di qua. Via, su, vediamo di finire veloce il secondo livello. Su. Arriviamoci. No! Maremma, ragazzi, non dovevo saltare, dovevo lasciarmi cadere giù. Vedete, questa è molto 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 più difficile rispetto alla versione al coin up, diciamo. Poi non so perché quando arriva il pallone di vista vanno via tutti. Ora vediamo. No! Maremma pulita, vediamo se non me lo dia. Ah, perfetto, io non le do di qui. Madonna, l'avevo fregato, non mi è partita la cortellata. L'avevo fregato, mi era accucciato a tempo. Maremma pelagata in un mare di mota. Oddio. No, non per... vai a cagare allora. Allora qui necessita un intervento. Thank you.
dovrebbe essere un altro colore autista, se non sbaglio. Ah, meno male, e viene. No, non c'è qui. Ecco, ci dovrebbe essere i cani, vediamo da dove arrivano. Sono più facili i boss di fine livello che il gioco. Ok, passiamo al terzo livello. Beh, vediamo un po' con la speranza di fare un pochino più di strada. Però qui c'è questo che ci spara quando passa sotto. Maremma, ragazzi, o ti parte quello di sopra o quello di sotto. Se ne arriva troppo, se ne arriva troppo, mi lascia. No, mi era accucciato, l'ho visto, mi era accucciato. No, poi salta, io non salto e lui salta perché... Ok, prendiamo qua. E poi uno salta, l'altro no, quindi ti frega. Qui c'è quello che lancia col paracadutista. Niente, via, non c'è verso, bisogna cercare di scendere dritto, se no un casino davvero. Paracadutista. Maremma pelagata, non c'è versi. Madonna. Non puoi passare di là. Oh, via. Ehi, qui mi devo accucciare, ma ho fatto le scale. Anche questo è un difetto. Perché tu quando ti trovi questi punti è un po' ignorante. No, sono troppi, troppi, troppi. Eh.
forse ce la facciamo. E questo è quello degli aerei volanti. Ok, abbiamo fatto anche questo, ora passiamo all'ultimo livello. Vabbè, ci sono 7 camicie. Qui ci sarà veramente da divertirsi, perché era girato di là. Posso andare avanti, abbiamo un'idea a capo. Ah, accidenti, c'è la bomba davanti. Che cazzo. Ok. Maccuccio, ma perché quando Maccuccio viene a schiacciare come le cimici? Cioè, io non lo capisco. No, ma è salito invece, girassi, mi è salito. Madonna, è impossibile, non bello. Ma... No, ma sparto quello là. Ah, me l'ha dato un po' più, via. Me l'ha dato un pochino più avanti, via. Ma se mi lasciate un varco, io... una chiappata... No, ma questa volta me lo dà, che cavolo, se no... Guarda, deve essere il finale. No, c'è un altro pezzo. Devo saltare anch'io.
ce l'abbiamo fatta. Congratulations, mission accomplished, new process to next camp. Praticamente il gioco è finito. Qui hanno liberato i prigionieri che si mettono tutti sugli attenti e ricomincia dall'inizio. Bene, il mio gameplay è sempre storta l'immagine, comunque finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Vi invito nuovamente a iscrivervi al mio canale e a mettere un like a questo video. Ciao!